Parliamo della battaglia del basket, sconfitta probabilmente inaspettata contro la Virtus Catanzaro, anche se gli ospiti, i Baby Giallorossi, hanno disputato una grande partita. Qualche recriminazione personale, Marco, poteva andare sicuramente meglio, qualche scelta d'attacco da rivedere. Che è successo? Sì, è stata una sconfitta inaspettata sicuramente, ma altrettanto meritata in fin dei conti, perché Catanzaro è venuto qui con una squadra che ci ha messo tutto quello che aveva per vincere. Dopo un primo quarto girato sottotono, ci hanno messo davvero in difficoltà, soprattutto con una difesa molto aggressiva, e poi hanno Ippolito e Carpanzano, che sono veramente due giocatori eccezionali. Sì, hai ragione tu. L'ultimo canestro mi rimarrà impresso nella memoria a lungo, perché non mi era mai capitato di fare una stupidaggine di questo tipo, e francamente mi è pesato e mi pesa abbastanza ancora. Come hanno reagito i tuoi compagni nei tuoi confronti? Ma no, ma i miei compagni Gianni. C'è un affetto e una stima nei miei confronti che penso vada al di là di qualsiasi errore. Negli spogliatoi, sono venuti tutti a rincuorarmi, e chi non è venuto agli spogliatoi non mi ha fatto mancare il suo affetto, chiamiamolo così, anche in altri modi, su internet, eccetera, eccetera. Capitolo playoff. La Bottega del Basket, a tuo avviso, a questo punto del campionato, ha le carte in regola per conquistare uno degli 8 posti? Indubbiamente sì, il problema è che le carte in regola per conquistare uno degli 8 posti, secondo me, le hanno almeno 9-10 squadre. E se tu tiri fuori le prime 4, che secondo me sono già Quelle. qualificate più o meno, ci sono diverse squadre che lottano sul filo di pochissimi punti. Secondo me sarà una dura lotta fino alla fine. Noi speriamo di giocarcela, però rispetto all'anno scorso, secondo me sarà più difficile entrare nei playoff. Così a naso, non conosco bene la classifica, però secondo me 30 punti potrebbero non bastare. Prossimo turno, una sfida decisiva anche in chiave playoff, pseudo quinto posto a questo punto, perché il Polista è una squadra lanciatissima, ha risolto problemi interni che si erano evidenziati nella sfida di andata e sta giocando una bella pallacanestro. Vincere a Polista per voi sarà veramente difficile. 2 punti lì conquistati su quel campo potrebbero essere veramente importanti. Gianni, Polistena è una squadra che non scopro certo io. In casa ha perso, credo, una sola partita contro Lamezia per un tiro di Rubino, che comunque era anche un po' fortunoso. Sicuramente una squadra fortissima. Noi l'andata abbiamo vinto facendo tantissima fatica. Hanno investito moltissimi ragazzi giovani tipo Todorov, Ettaro, adesso hanno preso anche il lungo, che è molto forte, e poi giocare a Polistena è sempre difficilissimo. Noi ci proviamo, vediamo insomma come andrà. L'inserimento di Minniti, come va? Ma già l'inserimento di Minniti va come deve andare, nel senso che Peppe è un giocatore che per la categoria è una sicurezza. In più, sostanzialmente, con il gruppo storico che compone questa squadra, aveva già giocato per 2 stagioni 3 o 4 anni fa. Per cui è stato un ingresso abbastanza naturale in quelle che sono le dinamiche del gruppo, dello spogliatoio, della squadra. E poi Peppe è uno che fa tante piccole cose, ma le fa talmente bene da essere decisivo, pur non essendo molto appariscente. Grazie mille, a presto. Grazie a voi, e volevo solo dire una cosa, no, un appello no, perché non sono nessuno per fare un appello, però volevo manifestare la mia vicinanza con i lavoratori della Multiservizi, che, compreso il custode e amico dello scatolone, da 2 mesi non percepiscono lo stipendio.